Ciao a tutti gli amici di extremehardware.com e ben ritrovati a un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il Corsair Raptor M30, un mouse da gaming di tipo ottico. Partiamo subito dalla confezione. Nella parte frontale troviamo il logo dell'azienda, un'immagine illustrativa del mouse, il logo della serie Raptor di Corsair e il modello del mouse stesso. Inoltre, tramite un'apertura al libro, avremo la possibilità di visualizzare immediatamente il mouse all'interno della confezione. Nel retro troviamo un'ulteriore immagine del mouse ed alcuni punti caratteristici che lo caratterizzano. Nella parte inferiore della confezione troviamo i requisiti di sistema e il bundle che lo compone. Nel lato sinistro invece troviamo le specifiche tecniche in varie lingue, tra cui ricordiamo sicuramente l'utilizzo del sensore Avago ADNS 3090 con uno switch dei DPI fino a 4000. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Eccoci qui. Una volta estratto il mouse dalla confezione, lo ritroviamo riposto in una sagoma di plastica all'interno di un blister di cartone. Procediamo dunque ad estrarlo. Eccoci qui. Un attimo. Ed eccoci qui. Quindi il bundle si compone di un libretto per la garanzia, dei mouse fit di ricambio e del mouse stesso. Come possiamo vedere, la superficie del mouse è di tipo soft touch. È presente il logo Corsair che una volta collegato al computer si illuminerà di rosso, come anche questo scroll abbastanza silenzioso e di tipo cliccabile di rosso. Inoltre, al cambio dei DPI azionabili tramite questo pulsante, il LED cambierà di colore, in modo che avremo la possibilità di capire a quanti DPI stiamo lavorando. Sono presenti il tasto destro e il tasto sinistro classico, la forma è molto simmetrica e inoltre nella parte sinistra abbiamo una superficie gommata che ci permetterà una maggiore presa e un maggiore grip e i classici pulsanti dietro e avanti. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto, classici dei mouse di recente commercializzazione, e il connettore non è placcato in oro. Al di sotto del mouse troviamo due bei mouse fit che ci permetteranno una maggiore aderenza al piano di lavoro e inoltre è presente il sensore Avago ADNS 3090 di tipo ottico che, come abbiamo detto prima, riesce ad arrivare fino ad un massimo di 4000 DPI. La forma e il design sono davvero molto belli, la presa è di tipo palm, come possiamo vedere, e la superficie soft touch ne conferisce davvero un aspetto molto, molto gradevole all'occhio. È presente inoltre questa fascia di colore rosso che percorre quasi tutta la superficie al di sotto dei due pulsanti principali. Cosa possiamo dire? Per ulteriori dettagli ed immagini vi rimandiamo al nostro sito www.extremehardware.com. Un saluto da tutto lo staff.